Questa è la mappa italiana degli autovelox. Ci siamo chiesti cosa si nasconde dietro questo business miliardario per le casse dei comuni. E per capirlo abbiamo incontrato una persona che ha molto da raccontare su come sono gestiti questi dispositivi. Io ho lavorato per una società privata che faceva servizi per i comuni e facevamo questa installazione di autovelox. Il criterio era quello di metterlo in un posto dove si potessero fare più multe possibili. Sicuramente il luogo ideale era un lungo rettilineo dove c'era un limite di velocità basso, soprattutto se c'era anche leggermente un po' la strada in discesa, così il malcapitato non doveva neanche accelerare per superare il limite, era l'ideale. E era interesse di tutti, ditta e comune, fare più verbali possibili. Tutto era fatto per incassare. La prevenzione non era tenuta in considerazione. Avete sentito bene, la società privata per la quale lavorava Luca non aveva nessun interesse a prevenire incidenti stradali, ma semplicemente a produrre il numero più elevato di contravvenzioni e multare gli automobilisti. La ditta chiamava per sapere quante multe erano state fatte, perché più foto facevamo più era alto il loro guadagno, anche perché prendevano una bella percentuale su ogni foto. Quanto? Circa 50 euro. L'obiettivo del comune era quello di fare più multe possibili, quindi di fare più incassi possibili durante questi servizi. Sempre a proposito di percentuali sulle multe guadagnate dalle ditte che gestiscono sistemi di rilevazione della velocità, vi raccontiamo un'altra storia. Con Vittorio andiamo a Bereguardo, un paese di 2700 abitanti in provincia di Pavia. Quindi da qui c'è la velocità controllata. Da qui comincia a misurarti la velocità. Qui un tutor, cioè una telecamera che rileva la velocità media in un tratto di strada, produce ogni anno migliaia di multe. E arrivando qua tu hai visto questo cartello e cosa hai pensato? Ho pensato immediatamente a un rilevatore di velocità e assolutamente non a un tutor, cioè niente che rilevasse la velocità da una parte all'altra. Pensavo a qualcosa che fotografasse l'effettiva velocità in quel momento. Vittorio in un paio di mesi ha preso 19 multe e avrebbe dovuto pagare una cifra enorme, oltre 2600 euro. Per questo è andato in comune per chiedere spiegazioni e qui ha trovato decine di altri automobilisti. Erano tantissimi, era impossibile avvicinarsi, cioè sembrava un mercato, una cosa incredibile da vedersi. Tutti per le multe, erano tutti per le multe, cioè gente con i pacchi proprio. Quindi si rivolge a un avvocato di Federconsumatori che chiede il contratto stipulato tra il comune e la ditta che ha installato il tutor. E sul documento si scopre un vero e proprio tariffario dove la percentuale di guadagno della ditta è stabilita in base al numero delle multe e alla gravità del verbale. Non è legittimo che una società privata guadagni, oltre al canone fisso previsto, anche una percentuale ulteriore parametrata e proporzionata al numero e alla gravità delle infrazioni. Più multe si fanno, più la società guadagna. Spesso veniva fatto un contratto per questi servizi dove la ditta diceva che in un anno bisognava fare un minimo di multe. C'erano comuni dove in due ore di servizio si riuscivano anche a fare 300 foto. Per 50 sono 15.000 euro di guadagno. Federconsumatori ha già vinto moltissimi ricorsi. Il giudice di pace nella sentenza scrive che quel contratto non è regolare perché soggetti privati non possono svolgere funzioni da pubblici ufficiali. Il comune di Bereguardo è ricorso in appello. Secondo il contratto, i dipendenti della ditta privata svolgevano funzioni riservate per legge esclusivamente a un pubblico ufficiale, quali la visura delle targhe, la gestione delle rinotifiche, la decurtazione dei punti, l'emissione degli avvisi bonari, tutta attività riservata per legge a un pubblico ufficiale. Come puoi pensare di mettere 20 verbali in capo a una famiglia? Cioè, che criterio? Ci vorrà un limite, no? Queste sono una quarantina di multe che sono state notificate tutte alla stessa persona nell'arco di due mesi per circa 6.000 euro. Quando è venuta qui questa persona era disperata. Un furto legalizzato. Questo è furto.
Se c'era una funzione preventiva, avrebbero potuto indicare la presenza del tutor con la segnaletica che viene normalmente utilizzata dalla polizia stradale. Ma torniamo all'ex installatore di autovelox Luca Tomaselli. Precisiamo che lui non ha mai lavorato per il comune di Bereguardo e non ha nulla a che fare con i tutor, ma ha ancora molte cose interessanti da rivelarci su come si svolgeva il suo lavoro. Una volta immessi i dati sui verbali, cosa facevate? Li mettiamo sulla scrivania del vigile, dove apponeva la propria firma, e senza controllare ovviamente il verbale, dopo si spedivano. Spesso la gente comunque ci vedeva che eravamo lì con l'autovelox, tornavano indietro e c'era chi diceva di essere l'amico del sindaco, di essere l'assessore. Allora il vigile diceva segnala la targa e il verbale non si mandava. Quindi per i normali cittadini nessuna pietà, mentre invece se passava un amico o un conoscente del sindaco le multe venivano strappate. Tra i proprietari della ditta e il comune c'era un rapporto che diventava poi amichevole, anche perché quando arrivava in comune era ben accolto, perché era il mezzo che faceva fare soldi al comune, dagli assessori ai vigili, c'erano regali per tutti. Mi sono sentito una carogna, perché comunque ero parte di questo mezzo per spillare dei soldi ai cittadini, e questo mi faceva... stavo male.